Momenti drammatici qui sulle vette, porco. Ma trovo un casco. Stamattina mi sono svegliato con un bel po' di febbre, probabilmente è stato causa della puntura della Vespa di ieri. La cosa figa è che oggi ho trovato questo. L'avrà perso qualcuno, mi dispiace tanto, ormai è mio. Momenti. La signora si è appena allungata sul fango. C'era molto fango. Purtroppo non ho visto niente, ho sentito un urlo. E Yoko praticamente adesso da una parte è bianca, dall'altra è marrone, perché ci sono di lato, di fianco, in una pozza acquitrinosa, proprio qui, tutta pozza acquitrinosa. Era dietro di me, ha cacciato un urlo. Per fortuna c'è un torrente proprio qui dietro, magari si sente anche. È andato a darsi una ripulita. Cose che accadono in montagna. Momenti. Io riprendo me, che tu riprendi me, e io guardo te mentre guardo anche qua. Sono tempi difficili qui sulla montagna a 2700 metri di altezza. Si sta avvicinando un grande temporale con nuvoloni neri molto minacciosi. Il vento è forte, la temperatura è calata moltissimo. Tutti sembrano... Oh, è arrivata la goccia d'acqua, messa! This is my knife. Questo è il mio coltello, l'ho trovato qui sulla montagna. Io tengo un coltello figo, è il mio bel coltello, coltellino. Non si viene in montagna senza un coltello mille usi, che non me ne viene in mente neanche uno, infatti l'ho quasi mai usato, però intanto l'ho trovato, io lo tengo. Si richiude anche così, guardate. Yoko mi guarda strano perché... parlo troppo del mio coltello, me lo porto sempre dietro, anche al bagno, in cucina, a colazione, a sera, a cena. Yoko si sta preoccupando, dice che ho il sintomo del serial killer. È venuto da me. A me mi rinchiudono se vedono sti video. Infatti non li posterò mai. La location è buona, purtroppo il tempo è quello che è, c'è la boscaglia, il colore dell'erba verde, tutto bagnato, ci sono i presupposti per fare delle buone fotografie. Aro sicuramente si divertirà, mi piazzo qua e faccio degli scatti, Aro che si sposta qui, c'è diverse possibilità, la luce è molto diversa, molto bella, molto variabile. Condizioni meteo purtroppo sono orrende, adesso l'obiettivo sarà pieno di gocce d'acqua. Non fa niente, il posto è bello, proviamo a fare qualche scatto. Ho
follia ci vuole. Bisogna essere abbastanza folli. Bisogna essere proprio folli per starsene qua in mezzo al bosco sotto la pioggia solo per fare delle foto. Non mi piace quello che sto dicendo. La verità è che continuerei ancora a scattare un'altra ora, due ore, tre ore, se solo ci avessi il cambio, un asciugamano per potermi asciugare, mettere una maglietta pulita, asciutta, continuerei ancora a scattare foto. E continuerei ancora, fino al tramonto. Non mi fermerei mai finché mi diverto, finché sto col mio cane, il mio cane si diverte pure lui. Questa è la verità. Non bisogna essere pazzi, bisogna amare ciò che si fa. Tutto qua.